Poi lo devi riportare anche lui in radio, ricordo. Va bene. Se domani segna. Andiamo. Allora, eccoci a poche ore ormai dalla partita contro il Sud Tirol. Con noi c'è Ernesto Torregrossa, alla ricerca sicuramente del gol tuo, ovviamente, ma direi anche del Como, soprattutto Ernesto. È importante tornare a muovere la classifica, non dico vincere, ma la speranza sarebbe quella. Siccome va sempre a vincere, poi le partite, ogni partita è una storia a sé, come tutti sappiamo. Purtroppo abbiamo avuto questa caduta, questa sconfitta col Pavia, che non ci sta assolutamente come è andata la partita, però sono cose che capitano. Il calcio è brutto e bello per questo. E ora speriamo di rifarci a Bolzano e andare a vincere. Mi pare siete pronti, siete sicuramente carichi, l'allenatore vi ha messo sicuramente alle corde in questa settimana. Credo che ci sia voglia di riscattare quel passo, come hai detto tu, il passo falso del Colpavia che probabilmente non meritavate. Sì, infatti abbiamo lavorato molto molto intensamente durante la settimana, come tutte le settimane, però quando si arriva da una sconfitta ovviamente si cerca di dimostrare di più, di dare di più per la domenica successiva. E come ho già detto, sì, abbiamo voglia di riscattarci perché non è la prima partita che perdiamo dei punti, e per come va la partita penso che sono state delle partite che meritavano di vincere perché abbiamo giocato sempre bene, siamo stati superiori magari a altre squadre che sono riuscite a pareggiare in modo con cui non si meritavano di pareggiarlo o di vincere contro il Pavia. E tu cosa conosci e che partita soprattutto ti aspetti dal Sud Tirol? È una squadra che ha due punti più di voi, quindi da non sottovalutare. Sì, per come ci ha parlato il mister, è una squadra molto fisica che punta sull'aggressività e noi l'abbiamo preparata su questo. Speriamo di riuscire a... Pronti alla battaglia allora? Sì, sì, molto, molto. Senti Ernesto, un'ultima cosa, l'obiettivo tuo stagionale è metterti in mostra, mi pare ci stai riuscendo, che non nelle prime partite. Manca nei gol. Speriamo di riuscire che arrivino. Prima o poi potrai sbloccarti, no? Sì, magari a Bolzano, te lo auguro. Me lo auguro anch'io. Allora, grazie, in bocca al lupo e arrivederci a presto. Ciao Ernesto, grazie, in bocca al lupo.